che l'appoggio un po' più verso là. Ah, dopo non si fa a cambiarla, meglio qui. Oh. Grazie Roma, grazie, grazie Roma. Grazie Roma, un'altra volta bucata la gomma. Terza volta, la terza volta, una buca là, mezzo metro di profondità. Guarda che roba. Conviene chi? Dai, la cambio qui. Aspetta, la metto un po' più dietro. Non vorrei che si spacca tutto. Guarda che roba tu. Pora macchina. Se ruina Andrea. Vabbè. Adesso vabbè. Si spacca tutto. Dritto. Un po' dritto. Dritto. Ancora. Basta. A posto. Adesso tocca più il triangolo e gli cambio la gomma. Porca miseria, merda. Che buca. Non si può campare così, dai. Qua a Roma è un mascello. Non si può più. Marco. Marco, adesso lo dico io. Siamo qui all'uscita, all'entrata dell'autostrada. Ecco, guarda. Occhio, Matteo, occhio, Ripiango. Adesso Andrea, volevo fare io, se mi puoi ripiare, chissà. Sì, te lo prendo. Ma io, se vuoi, il triangolo? Oppure il treppiedi non ce l'hai. Il triangolo lo prendo, poggio per terra, no. E poggia, Matteo. Che sporca tu. No, tranquillo. Aspetta, Matteo, che... Ma guarda. Già. Il triangolo c'è? È quello lì? No. Non c'è il triangolo. Non c'è. Porca miseria. Oppure qua. È questo qua. Eccolo. No. Non qui cos'è? No. Niente. Eccolo. No, questo è il CD. Il triangolo non c'è, Matteo. Questo. È questo. Sicuro? Sì, dai. Sì. Citroen c'è scritto. Ok. Lo apri te? Sì. Apri, guarda. Niente. Gli hai detto a... Glielo ho detto. Ma quanto mi ci vuole? La scala. Porca miseria. La prima volta che Andrea fa da regia. Sì, fantastico, guarda. Per me è un onore. Però la gomma non ce la vuole. Vabbè, Matteo, si vede che doveva andare così. Ecco il triangolo. Sì. Questo si deve mettere subito, se no. Mettiamo a 100 metri? 50? Oh, ci ha visto questo? Matteo, siamo proprio in mezzo alla strada qua, lo so. Porca miseria. Vado forse a spostare un po' il triangolo, lo metto un po' in mezzo alla strada. Ah, vabbè. Ok? Sì. L'ho messo un po' in mezzo alla strada, Matteo. Ah, bene. Basta che non lo butto nei cioni giù. Va piano, Matteo. Sì, la posizione è giusta. Questo ci avrà visto, sì. Porca miseria, ragazzi. Oh, Matteo.
adesso però cacciavite chissà se c'è. Cacciavite? Sì. Tocca togliere le coperture dei bulloni. Porca miseria. Una chiavetta, qualcosa? Sì. Chissà cosa posso usare. Non qua. Qui dentro ci sarà qualcosa. Ci vuole un cacciavite, non c'è. Ma com'è possibile un cacciavite, Matteo? Bisogna togliere le protezioni dei bulloni, capito? E come sei detto? Sennò me ci frega come l'altra volta. L'altra volta le protezioni è tappi questi, bisogna staccarli. Come si può. Con una chiave, cosa so? Basta che non si rompe. Prova con questo. Ah! Non viene? No. Ma ci sarà una metodologia qua? Ci sta che non ce l'ho trovato io. Prova con una penna, to. No, no. Ma allora ci deve essere qualcosa per tirarle fuori. Un cacciavite bisogna. Ma tanto non è possibile, no. Dietro lì ci sarà, sì. Ho visto. C'è un cacciavite. Ma scusa, l'altra volta come l'avevamo tolte questi? Ma te tirala su. Tirala su comunque. No, no, dopo non si toglie? Non si toglie le coperchie dei bulloni. Queste nuove le lampadine. Non lo so. Dobbiamo trovare qualcosa per tirar via. Un cacciavite non c'è. Io non ce l'ho, Matteo, il cacciavite. Ah. Non ce l'ho proprio. Io non me lo porto mai in giro. Con questo tiri fuori, no? Questo però si rompe. No, ecco la punta. Attenzione, Matteo. E qui però si rompe questo. E vabbè. È strano che per toglierlo ci vuole tutto sto. A posto. È andata via? Sì, però si è rotto. E vabbè, amen. A posto.
Sì, ma hai tirato su tutto qua? No. Ah, ecco. Se no non si gira, bisogna svitare un po' prima. Mamma, guarda che duro. Madonna, è duro, com'è cucito? Tanto qua no, si svita. Penso proprio di sì, eh. Dai che una botta con... o di là tiri, forse dall'altra parte. Non può stare. Così tiri, sa. Non si svita. Come cazzo è? Guarda. Ecco, ecco, così tiri forse. Ecco, dall'altra parte. Madonna, la quanto la tirate? Proprio a bestia. Oh, l'ho fatta. Poi la alzo un pochino più. Funziona il triangolo, eh? Ah, bene, bene. Io quasi ho fatto, per fortuna. Che, anzi, per fortuna, un cavolo, fortuna. Per fortuna, potevamo pure... I coperti, Andrea, costerà 10 euro. Ma che me frega i coperti? Incredibile, guarda. È la terza volta, o la quarta? Terza. Mamma mia. Vai, mi chiama pure. Marco, emo bucato, adesso metto la rotta di scorta, poi venimo oltre. Poi non è detto, con tutte queste buche, può essere... Aspetta. Non è detto mia quello, con tutte queste buche. Se uno cambia la rota, dopo arbuga, come si fa? Oh, io l'ho fatta, oh. Mezz'ora per la rota, pare che non so fa niente. Guarda tu, sapore a ruota. Che duro, Andrea! Guarda! Guarda chi! Porca miseria, l'ha seccata! Questa come quell'altra volta, guarda qui, guarda. Guarda che buco, maledetti. Porca puttana. La miseria. Che buco. Non vedo niente. Come fai, Matteo? Non si vede niente. Ci credo.
Ah, io l'ho fatto. Gli ammortizzatori a 9. L'ha cambiata. Quella noi abbiamo beccato, con la buca lì. Pure quella l'ha beccata. Eh sì, però andava piano. Ah. Te che ho, dritte? Sì, è qui, eh. Cazzo. Cavolo, dove sta? Eccola lì. C'ho una voglia di partire, guarda. Adesso sì. Salutiamo a lui velocemente. Sì, sì. Se non mi ospita, lo salutiamo subito. A posto. A te tiro a bestia. A bestia, insomma, tira bene. Oh sì. Pare tanto piccolo su di me. Attenta alle mani. Ma hai tirato bene, Matteo? No, lo tiro di più però. L'ho tirato, sì, però poco. Grande Matteo! Vabbè, devo essere sicuro però. Sei sicuro, dai, tranquillo. A posto. A posto, Matteo, a posto. La metti sotto lì. Allora, questo mettiamo qua e la ruota pure mettiamo lì sotto. No, no, Andrea, non ti scusare. Che me sforzo. Che forza che sei, Matteo. Oh. Tanto che non fatico più un fabbrico. Io ci avrei messo 30 minuti, 40 minuti in più. Può essere pure allora, di meno. Questo... Allora, lo troviamo.
dentro vibra dopo. Non ti preoccupare, Matteo. Ottimo lavoro. E beh, qui non ci si ficca. Qui dopo vibra l'orchestra. Vabbè, c'è una puntina da disegno, questo cos'è? Occhio. Ci siamo, dai. Sì, eccola, va. Eccola. A posto, adesso chiudo. Che forza, oh. Ammazza. Fatta, finita. Grande Matteo.